Buongiorno, bentrovati, buon lunedì 10 giugno. Oggi è il lunedì della settimana della terza domenica dopo Pentecoste. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Luca. Un sabato il Signore Gesù passava tra campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?» Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti?» E diceva loro: «Il figlio dell'uomo è Signore del sabato». Parola del Signore. L'episodio di oggi, raccontato nel Vangelo di Luca al capitolo 6, ma che troviamo anche nei paralleli sinottici di Matteo e di Marco, è un episodio che ai nostri occhi moderni può sembrare cosa da poco. I discepoli raccolgono qualche spiga e mangiano qualche chicco di grano. Può sembrarci una cosa veramente da nulla, ma in realtà la legge di Mosè, tra le cose che vengono proibite di sabato, le cose che sono vietate, che non si possono assolutamente fare di sabato, perché ricordiamoci che il sabato ebraico non farai alcun lavoro, è il precetto. Quindi il punto fondamentale è proprio questo: non farai alcun lavoro né tu, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino. Ecco, tra i lavori proibiti c'è anche mietere, e l'interpretazione farisaica massimalista leggeva il raccogliere anche qualche spiga, appunto lo spigolare, come un inizio di mietitura e quindi come un fare qualcosa che la legge di Dio proibisce assolutamente. Ecco perché gli chiedono a Gesù: perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito? E Gesù però cita un episodio particolare dell'Antico Testamento, cita quando il re Davide mangiò dei pani sacri, delle offerte che di per sé sono riservati ai sacerdoti, e in quel caso non fece peccato perché certamente era in caso di urgente necessità. Ma il problema più grosso è un altro, l'affermazione più importante è un'altra. Gesù infatti giunge a dire: il figlio dell'uomo è Signore del sabato. Questa è una grande rivelazione che Gesù fa di se stesso. Il figlio dell'uomo è Signore del sabato. Significa che Gesù, appunto, nella sua divina persona, è Signore del sabato. Lui sa perché il sabato Dio l'ha voluto. Lui sa quale dignità umana sia preservata dal sabato. Lui sa quale valore della sovranità di Dio, della primazialità di Dio sia conservata dal riservare un giorno alla lode di Dio. E però sa anche che in questo piccolo gesto non vi è un'insidia e che in realtà la presenza del figlio dell'uomo nella storia dà un senso nuovo a delle leggi antiche e le porta al loro compimento. Impariamo da Gesù il significato del sabato. Per noi cristiani il sabato ebraico non impegna più, ma la domenica ha raccolto alcune caratteristiche del sabato e oggi il giorno di riposo è, ahimè, calpestato, disatteso, dimenticato, e il giorno del Signore non è vissuto. Il cuore del giorno del Signore è l'Eucaristia. La maggior parte dei battezzati in Italia si dimentica della domenica e non la vive. Preghiamo per questi battezzati dimentichi di Dio, perché riscoprano l'importanza della domenica e perché anche le leggi umane rispettino le leggi di Dio. Buona giornata e preghiamo in questo giorno per tutti i bimbi, gli animatori, i responsabili che
che iniziano la bella esperienza educativa dell'oratorio estivo. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.